Salve, buongiorno a tutti. Perdonatemi la qualità dell'audio e del video, ma come potete vedere sono in treno. Voglio oggi affrontare il tema Toti e lo voglio affrontare non entrando nel merito di quella che è l'inchiesta giudiziaria, anche perché rispetto a questo, insomma, si pronuncerà la magistratura e rispetto a questo sappiamo esserci due visioni differenti. Da una parte la magistratura che evidentemente ritiene di avere in mano degli elementi sufficienti che possano motivare l'arresto, e dall'altra parte abbiamo lo stesso Toti che per voce del suo legale e parte, diciamo, della maggioranza politica che lo sostiene, che ritiene che i fondi che gli vengono contestati come atto corruttivo non siano altro che frutto di fondi legalmente o comunque legittimamente dichiarati e quindi ritiene che non ci siano i fondamenti di un qualcosa commesso in maniera illegale. Però di questo se ne occuperà la magistratura. Noi invece voglio andare su un concetto rispetto alla tempistica secondo la quale è avvenuta questo arresto. Allora, voi dovete sapere, traballa tutto, dovete sapere che questa inchiesta nasce dal 2021, quindi un'inchiesta che ovviamente ha migliaia di pagine di fascicoli, quindi probabilmente ha richiesto molto tempo, in questo caso degli anni, però era stato richiesto proprio sulla base di quello che era emerso da questi fascicoli che il governatore della Liguria, Giovanni Toti, venisse arrestato a dicembre. Parliamo quindi di dicembre 2023. Allora, la domanda, come direbbe, insomma, colui che era così bravo, la domanda sorge spontanea: per quale motivo non si è proceduto ad arrestare Giovanni Toti quando era stato chiesto o firmato l'arresto a dicembre ed è stato, diciamo, messo in atto un mese prima delle elezioni europee? Come mai questo slittamento di questi mesi, se non un atteggiamento che possa in qualche modo danneggiare anche quella che è la maggioranza, dal momento che sappiamo che è stato un atto molto forte, molto importante, primo governatore italiano che è stato arrestato, e quindi chiaramente mettendo la destra all'interno di una situazione che è sicuramente una situazione che non giova ad un mese dalle elezioni. Ma soprattutto ci si chiede per quale motivo si arresta una persona, quindi si prende, si preleva, come è stato fatto con Giovanni Toti, vi ricordo, alle 3 di mattina in un albergo, alle 3 di mattina come si fa come dei pericolosi terroristi, che si cerca di coglierli nel sonno, per quale motivo si va di notte? Proprio perché essendo in uno stato di semicoscienza potrebbe, diciamo, non ribellarsi in maniera meno forte a una richiesta di arresto, quando sanno benissimo che la mattina dopo lo avrebbero potuto trovare in regione, non sarebbe sicuramente scappato. Ma soprattutto, se questa richiesta d'arresto era stata avanzata a dicembre e se si chiede l'arresto è per delle motivazioni specifiche, ovvero per paura che il soggetto possa reiterare nel reato, la paura di poter inquinare le prove e la paura che possa scappare, quando ci sono questi tre elementi a dicembre, come mai si aspetta 4 mesi? Allora in 4 mesi non si è mai avuto paura che Toti scappasse, non si è avuto paura che potesse inquinare le prove, non si è avuto paura che reiterasse nel reato? No, improvvisamente ci si sveglia una giornata di maggio, a un mese dalle elezioni, e si fa questa scena plateale dove si prende il governatore con questo atto ovviamente di forza importante, lo si preleva di notte come il più grande, ripeto, delinquente che ci possa essere sulla faccia della terra e poi con tutto quello che ne consegue. Quindi io credo che l'interrogativo che oggi si sta ponendo tutta la maggioranza di governo, che ovviamente sostiene Toti, è questo: quando si parla di magistratura ad orologeria, si parla per questo motivo. Perché se tu veramente hai in mano degli elementi che ti fanno ritenere che Giovanni Toti sia colpevole e debba subire un processo e debba essere arrestato, tu immediatamente lo prendi e fai sì che questo avvenga. Non aspetti 4 mesi perché ti fa comodo far sì che ad un mese dalle elezioni magari si possa creare qualche non semplice imbarazzo alla maggioranza. Quindi questo è un dato su cui bisogna riflettere. Io capisco che l'opposizione a questa narrazione non ci sta, però non pensarlo vorrebbe dire essere disonesti in maniera, disonesti intellettualmente.